mangiamo solo cibo di Natale per 24 ore! Attenzione, attenzione! È arrivato il primo tour di spettacoli di Nib e Matti! Prendete i vostri biglietti su Ticket One prima che finiscano! E vai! Oh! Sì, ragazzi, ma dov'è il cibo di Natale? Oh, oh, oh! Ho sentito dire cibo di Natale! Guardate che ho preparato dei buonissimi biscotti! Oh! Questo è il biscotto più di Natale di Natale che io abbia mai visto di Natale! Hai detto Natale per caso? No. Questi biscotti sono veramente buoni, è vero Pippo? Marco, hanno qualcosa di strano. Samantha, scusa, ma quali sono gli ingredienti di questi biscotti di Natale? Sono ingredienti normali: zucchero, farina, cacao, pan di zenzero, mandorle e un po' di dolcetti, un po' di amaretto. Non lo so, però quante domande fai? Mangia e basta, no? Mandorle? Ma come mandorle, Samantha? Io sono allergico alle mandorle, lo sapevi benissimo. Aiuto! Aspetta, se vuoi lo mangio io il tuo biscotto. Poverino, speriamo non sia successo niente. Comunque sono buoni i biscotti. Grazie. Com'è buono. Pippo, vuoi un biscotto con le mandorle? No! Dai Pippo, smettila di avere l'allergia. Sono troppo buoni i biscotti. Non so come smettere. Ragazzi, avete sentito? Ma cos'era? Sembrava Babbo Natale. Sì, certo, come no, Babbo Natale. Ma smettila, Ninna. Pippo, ho detto basta. Fai brutta figura con Samantha. Smetti di avere questa allergia. Ci provo. Questa volta l'ho sentito anch'io, Babbo Natale. Babbo Natale, ma che cosa ti importa da dove è arrivato? L'importante è che è arrivato! Ah! Ho sentito che vi stavate annoiando e allora proprio per questo vi ho portato i regali! Oh, oh, oh. Il momento dei regali, sì! Dov'è il mio regalo? Io sono Ninna, il mio regalo! Allora, iniziamo con il regalo di Matti! Eccomi, Babbo Natale! Oh, il primo regalo! Grazie, che bello! Il primo perché aspetta, che ho un altro! Due regali per Matti! Oh, non ci credo! Grazie, Babbo Natale! Sì, e ora tocca a me, Babbo Natale! Allora adesso è il regalo di Samantha! Ecco qua, Samantha! Grazie mille, Babbo Natale! Sono stata bravissima quest'anno, vero? Certo! E ora tocca a me, Ninna! No! Adesso tocca a Pippo! Pippo! Oh, che bello il mio turno! Ecco qua il tuo regalino! Grazie, Babbo Natale! Peccato che è un po' piccolino! Avrò fatto il cattivo! Grazie! Beh, adesso è il mio momento, vero, Babbo Natale? No! È il momento di Marco! Oh, che bello! Un regalo per me! Vieni qui, figlio! Grazie, Babbo Natale, grazie! Bene, è il mio momento, sono l'ultima, va bene così, è il mio momento regalo. E l'ultimo regalo è per Alex. Alex! Ecco qui. Grazie mille, babbo. Ninna, ma qui i regali sono finiti. Non c'è più nessun regalo per Ninna. Mi dispiace, ma adesso devo un po' riposare perché Babbo Natale ha lavorato troppo. È molto stanco. Nessun regalo per me! Una
ciambella di Natale. Questa me la mangio dopo, perché Babbo Natale mi ha portato anche un altro regalo. Wow, vuol dire che sono stato proprio bravo quest'anno. Vediamo un po'. Non ci posso credere! Emergenza colori, il nostro nuovo libro, che già ho in realtà. Babbo Natale, ma sono io, Matti! All'interno ci sono anche gli sticker. Ma visto che il libro io già l'ho letto, lo regalerò a qualcuno dei miei amici. E voi, falsacchiotti, come regalo, fatevi regalare il libro di Ninna e Matti a Natale. Il regalo migliore di sempre. Oh oh oh. Meno male che c'è del cibo di Natale per continuare la challenge. Tu hai solo due tarassi. Io invece ho un bel pandoro. E non è finita qui. Sono stata così brava che mi hai regalato due squeezy band. Oh. Insieme alle altre cinque che ho a casa. Ho quasi finito la collezione. Che brava, io invece sono dei taralli. Vabbè, ho fame, me lo sto per mangiare. Aspetta, Pippo, il tarallo non è un cibo di Natale. Se lo mangi potresti perdere la sfida. Allora era una trappola. Grazie mille, Marco, mi hai salvato. Guarda Alex, un lecca lecca di Natale. Ok, ho deciso. Pippo, visto che sei stato il più sfortunato con i regali, ecco il libro per te. Grazie mille, Matti. Questo è sicuramente meglio dei taralli. Babbo Natale, è il momento di leggere la lista delle cose belle che ho fatto quest'anno. Ho pulito sempre la mia camera, ho mangiato tutte le verdure, ho trattato bene tutti, ho dormito sempre alle 10, ho aiutato almeno 10 cani randagi, ho sempre aiutato i miei genitori e se non basta, vado a trovare mia nonna 3 volte a settimana e finisco sempre tutti i compiti bene. Mi sono comportata bene, quindi quest'anno dov'è il mio regalo? Ho capito, ma mi dispiace Ninna, non c'è nessun regalo per te. Ninna, Ninna, i regali per te sono finiti, ma non importa, perché il tuo regalo sono gli amici. Amici, 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 il tuo regalo sono gli amici. Amici, 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 ciò che conta sono gli amici. Dove sono i miei regali? Oh no! Ragazzi, le 24 ore sono lunghe, dobbiamo mangiare. Guardate quanto cibo di Natale abbiamo. Effettivamente. Fermi tutti, non vedo Ninna. Effettivamente non c'è. Ma non fa niente, tornerà Ninna. Adesso mangiamo. D'accordo, va bene, ne approfitto anch'io. Ho capito, voi continuate a mangiare, io vado a cercare Ninna. Ma perché sei qui sola soletta? Perché non ho ricevuto nemmeno un regalo, mentre voi tutti sì. Vabbè, ti ho portato un piatto pieno di dolci di Natale. Se non mangi cibo di Natale, perderai la nostra sfida delle 24 ore, ricordatelo. Guarda, ci sono le ciambelle di Natale, i biscotti di Natale, il lecca lecca di Natale. Insomma, devi essere felice. Che buono. Ora però vai via, lasciami con i dolcetti di Natale. Ninna, quello che ho provato a spiegarti con la mia canzoncina di Natale è che non importa ricevere i regali, perché il regalo più importante sono delle persone che ti vogliono bene, come i nostri amici. Adesso torniamo da loro? Va bene. Andiamo? Prima mangio un altro biscotto. Ok. Bello fare l'albero di Natale tutti insieme. Speriamo che Babbo Natale ci porti altri regali. Befana, non è il momento, stiamo addobbando l'albero. Ragazzi, vi propongo una bella challenge per vincere le calze della Befana. Wow. Allora ragazzi, chi decorerà meglio il biscotto di Natale vincerà. Buona fortuna. Certo che ha proprio una voce strana questa Befana. Vabbè, decoriamo questo biscotto. Ho
Ok, Marco, con calma. Massima concentrazione, sono il re delle challenge. Io sto facendo un biscottino Babbo Natale. Anche se è stato cattivo con me. Come posso vincere? Metterò un po' di queste, faranno la loro figura. D'accordo, se lo riempio di decorazioni è impossibile che venga orribile questo dolcetto. Guardate quanto è carino il mio, ragazzi. Carino, ma niente di che. Molto meglio il mio. Se volete il mio posso venderlo, 100 euro. Sembra un semaforo quello che ha sulla pancia. E ho preso una decisione. I due peggiori della sfida e quindi eliminati sono Marco, hai fatto davvero un disastro, e Pippo, il tuo biscotto è orrendo. Uffa Marco, io volevo la calza della Befana. Ho definito la mia creazione un disastro. Che era la mia, era molto bella. Complimenti ragazzi, queste sono le vostre calze. Alex, grazie. Matti, grazie. Finna, oh grazie. Wow, ho trovato tantissimi dolcetti di Natale. Anche dolcetti, anch'io. Carbone, vabbè. Io non ho niente dentro la calza. Com'è possibile? Tu hai ricevuto i dolcetti di Natale, tu hai ricevuto il carbone e io niente. Ragazzi, abbiamo un grande problema. Non riesco a capire per quale motivo Ninna non ha ricevuto i regali di Natale e adesso neanche la calza della Befana. Era vuota la sua. Come facciamo adesso? Mi è venuta un'idea. Guardate un po'. Ta-da! È un calzino e c'è anche Willy sopra, il nostro gatto. Vero? Ma una calza non è un bel regalo di Natale, Matti. Ma no! Questa la riempiremo di dolci e gli regaleremo noi la calza della Befana. Ah, giusto? Sei un genio, Matti! Visto che la Befana non gliela regala, ecco qui, mettilo tu. Oh, e anche questi. Perfetto, adesso portiamogli la calza e vediamo se diventa felice. Inna, la Befana mi ha detto di portarti questo regalo. In realtà l'ho fatto io. Ma questo è il mio calzino. Sì, però aprilo, guarda. È un'altra calza della Befana per te, eh? Che fortuna. La prima era vuota. E ci sono dei dolci. Dei dolcetti di Natale. Hai capito, li puoi anche mangiare. E in questo modo vincerai la challenge. Però mi è venuta un'idea. Cioè? Scriverò una letterina a Babbo Natale e sarà costretto a portarmi il regalo. Costretto in che senso? Beh, se la metto sull'albero allora vuol dire che la riceveranno. Sì, effettivamente. Ma... grazie. Aspetta, ma l'ho preparata con tanto amore. Aspettate, cosa posso chiedere a Babbo Natale? Tipo un gattino, un pappagallino, un cagnolino. Aspetta, Ninna, non possiamo avere altri animali in casa. Potresti scriverci delle bolle di sapone. Un bel regalo. Oppure un set per la pulizia dei denti. Oh, bello. Un tovagliolo. Oh. Ce l'ho. Caro Babbo Natale, quest'anno sono stata bravissim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 a. Mm-hmm. Quindi mi piacerebbe molto ricevere un cibo di Natale per vincere questa challenge. Grazie mille, ti voglio bene. Ottima idea, brava. Ora la metto sull'albero. Una letterina? Per me? E chi l'avrà mai scritto?
Ancora letterine. Caro Babbo Natale, non mi va, sono stanco. È l'ora di parlare, Babbo. Dove sono i miei regali? Non lo so. Come fai a non saperlo? Tu sei Babbo Natale. Non so, ma perché sono legato? Allora perché non hai letto la mia letterina? Ninna, ma che cosa stai facendo? Ma non puoi legare Babbo Natale. È una cosa super anti-Natale questa. Lasciatemi stare, sto parlando con Babbo Natale. Ninna, fermati. Mi manca l'ultima domanda, aspettate. I regali. Sono noi i regali. Aspetta Ninna, dobbiamo dirti una cosa. Abbiamo trovato il tuo regalo! Era finito tra le scatole da buttare, ma in realtà questo è il tuo regalo! Esatto! Il mio regalo! Grazie, Babbo Natale! Sì, però slegami! Ehi, volevo abbracciarti anch'io! Regalo, regalo! Aspettavo questo momento da tantissimo! Bimbo, hai avuto un'idea geniale! Ci ha creduto! Crede che Babbo Natale gli abbia fatto il regalo, non tu! Meno male! Mi hanno riuscito! Ora sì che posso vincere la challenge del cibo di Natale! Mica come voi!